Questa è la prima commedia dell'era di Barack Obama, la commedia di Natale. Con quanto, insomma, è un film storico, per cui lo guarderemo tra qualche anno pensando... Me lo auguro che sia storico, soprattutto anche perché mi auguro tanto che il pubblico gradisca questo film come ha gradito gli altri 35 film che io ho fatto in 24 anni di film natalizi. Questo non è proprio un film di Natale, è un film che anticipa un po' il Natale, però insomma diciamo che la tradizione non viene cancellata. Ecco. Lei ha lavorato molto su se stesso, sì. Anche dal punto di vista fisico, è molto più dinamico queste commedie rispetto a quelle passate. Dovrebbe essere il contrario, perché andando avanti con l'età uno invece dovrebbe diventare più rigido. No, ma devo essere sincero, è che mi diverto tantissimo e soprattutto cerco di essere un po' come un cartone animato, ecco, quasi disegnato, senza addirittura senza senso, completamente liscio sotto, ecco. Un cartone animato che però trova a che fare con nuove sfide, no? Nuovi personaggi, frassica, ma questo è anche il segreto per cercare di fare un film che è un film quasi corale, diciamo, che dà modo praticamente di raccontare una bella storia avendo vari caratteri e completare una storia sicuramente divertendo il pubblico senza appesantirlo, insomma. La Finzione di Bove è una commedia, però come nei suoi ultimi film precedenti lei ogni tanto tocca degli argomenti, la famiglia, c'è, il razzismo. Quanto la diverte ridere, prendersi in giro, però in un contesto più serio di quello che potrebbe essere? Sicuramente quello di prendersi in giro è la cosa migliore che uno potrebbe fare, specialmente se vuoi raccontare la tua epoca, se vuoi raccontare quello che stiamo vivendo oggi. Io ho sempre cercato, anche con Christian De Sica, con De Laurentiis, di raccontare quello che in quel momento era di grande attualità. Abbiamo sempre cercato di raccontare all'italiano cosa faceva, che cosa diceva, come si divertiva. Cominciando dagli Yuppies, che si parla addirittura di 25 anni fa, dove eravamo i giovani rampanti che, o meno male, cercavano di essere come i grandi, e non lo erano grandi, però erano già grandi a sufficienza per essere degli stupidotti che però in una borghesia completamente differente si facevano notare. Ho continuato piano piano questa evoluzione e con l'età è anche un po' cambiato il meccanismo, perché ho dovuto cercare sempre di adattarmi soprattutto al ruolo che era sempre quello là, è sempre quello, chiamiamolo tra virgolette, il cipollino della situazione, che però potesse essere soprattutto credibile e vero. In questo film c'è verità. E quando c'è verità, alla fine poi il pubblico ci sta. Gli attori dicono sempre che si è bravi tanto quanto le persone che stanno intorno al coscenico o davanti alla macchina da presa. Lei prende sempre attori bravissimi e nuovi talenti. È un atto molto generoso e al tempo stesso lei è molto generoso sulla scena, non ruba mai la scena. Ma io altri. Credo che sia una questione di sicurezza. È una sicurezza, ho lavorato con tantissimi attori straordinari, ho cominciato nel 75, ho fatto il mio primo film e ho cominciato a fare i primi passi veri nel 78, sono 33 anni. Ho sempre lavorato con grandi attori, non ho mai cercato di fare né sfide sul palcoscenico né con la macchina da presa cercando di dire questo lo dico io, lo fai tu, no, perché ho sempre trovato la mia dimensione così, normale, senza, se vuoi dire tu questa battuta, dilla, io poi me ne invento un'altra, è stato sempre così. E perciò il modo di lavorare, il modo di crescere è stato utile fino ad arrivare ai nostri giorni con queste nuove storie. Questa è la terza, è il terzo film, è la terza storia che io faccio dopo il divorzio da De Laurentiis e dalla premiata ditta Bordi di Secco.